grazie per la visitazione di Tatumino. Parleremo di rischio cardiovascolare. Certamente si tratta di una categoria che esprime un problema di profilo di rischio cardiovascolare significativamente aumentato. Questa diapositiva mi ha importato perché ci fa vedere come fondamentalmente la caratterizzazione può essere elettrocardiografica, ecocardiografica, poi vediamo delle caratteristiche ai test dinamici di esercizio cardiopulmonare e la valutazione del carico vascolare, cioè in buona sostanza cosa succede. Noi abbiamo una frequenza significativamente più alta di sindrome del QT accorciato, che fondamentalmente è una sindrome che si caratterizza per una certa predisposizione del soggetto a fare delle problematiche sincopali. Poi abbiamo una frequenza importante di collasso idraulico. Poi abbiamo una incompetenza cronotropa ai test, cioè un esercizio, durante l'esercizio massimale il soggetto ha delle risposte un tantino alterate, e poi abbiamo il dato della riduzione del carico arterioso sistemico, in particolare è un dato del gruppo del professor Foresta. Quindi questa è una diapositiva che vi prego di memorizzare perché ci dà l'idea, insomma, di quelle che sono le caratteristiche dal punto di vista cardiovascolare e caratterizzano questi pazienti. Poi abbiamo l'altra faccia della medaglia, che sicuramente il rischio tromboembolico, il rischio tromboembolico è significativamente più alto, soprattutto nella fascia d'età che va oltre i 45 anni rispetto alla popolazione di controllo. Bene, qual è il problema? Abbiamo detto certamente l'ipogonadismo, no? Perché il testosterone è un ormone che ha un'azione importante sulla funzione endoteliale, perché svolge fondamentalmente due funzioni: migliora la biodisponibilità di osso di ozono e funge quasi come una sorta di simile calcio antagonista, per cui è chiaro che in condizioni di deprivazione androgenica l'endotelio soffre. Il problema è che non tutti i KS hanno un testosterone basso, ma c'è una buonissima fetta di popolazione KS con testosterone normale, questo lo sappiamo tutti, e quindi dobbiamo andarci a cercare la risposta, come ha detto giustamente il professor Pivorelli, che la sindrome metabolica già insorge in epoca pre-puberale, quindi questa sarà un modello di KS, ma soprattutto nel ruolo del sovrannumerario X. E allora, in maniera molto sintetica, vi ricordo che abbiamo un problema della aumentata attività del fattore ottavo della coagulazione e del polimorfismo del recettore terapeutico, i cui riflessi sono chiaramente possono. Questo per dirvi che cosa? Che anche di fatto in presenza di normali concentrazioni di testosterone, il problema del sovrannumerario X determina un rischio cardiovascolare associato a un rischio cardiovascolare, quello di un rischio cardiovascolare. Bene, noi abbiamo studiato un modello negli anni in particolare, cioè abbiamo menzionato un modello di danno vascolare nel soggetti con PNFR che mette al centro questi due protagonisti funzionali, le microparticelle endoteliali e il recettore specifico delle testine espresso sui testini. Bene, per quanto riguarda il modello di danno vascolare suggerito dalle microparticelle endoteliali, noi cosa abbiamo capito? Partendo dall'ipotesi di Carlo Foresta, secondo cui in questi pazienti, questo vale per tipo coronici in genere, a prescindere poi dal KS, la vera sofferenza, cioè un modello di sofferenza vascolare è quella della bassa capacità che ha il nodo osseo di produrre cellule progenitrici endoteliali in risposta a un danno vascolare. Negli anni la letteratura ci ha consegnato un modello di danno vascolare partendo da questo sistema abbastanza particolare, perché di fatto le cellule progenitrici endoteliali non è sufficiente che vengano prodotte, ma devono anche poi di fatto accasarsi sul vaso posizionato e fare azione di liberazione, ma questo non è detto che avvenga perché possono andare in apoptosi. Ma l'ultimo dato che c'è su questo tipo di modello riguarda questo sistema, il sistema delle microparticelle endoteliali. Le microparticelle endoteliali cosa sono? Sono sostanzialmente delle particelle che si liberano dall'endotelio in seguito ad un traumatismo dello stesso, solo che finora le abbiamo considerate dei frammenti funzionalmente passivi. Invece adesso gli ultimi dati suggeriscono che queste microparticelle hanno una zona fondamentale che è quella di trasferire all'interno delle cellule progenitrici mature dei microRNA, cioè dei frammenti di RNA endogeno e non codificanti, ma che modulano l'espressione genica a livello trascrizionale, post-trascrizionale, e che garantiscono
aumentare. I NIR rappresenteranno poi il futuro da questo punto di vista, perché ad una data, in una data regolation quindi si associano tutta la serie, il problema cardiovascolare, ma non è questo il momento, in particolare l'attivazione del nostro limite sul gas, in particolare la ridotta formazione di neo-intima. Nei primi effetti noi stiamo valutando quindi questi NIR e la data regolazione di alcuni, in particolare questo. Bene, poi abbiamo un altro concetto importante. Ma cosa succede quando l'endotelio subisce un trauma, subisce un danno, subisce un traumatismo? Succede questo: espone delle sostanze dal subendotelio, tra cui il collagene diventa un fattore di attrazione per un particolare recettore, cioè tra queste sostanze c'è la fibronectina. La fibronectina attrae un recettore che si chiama appunto recettore della fibronectina, che non fa altro che attivare quella cascata e ci porterà poi alla formazione di tronco bianco per aggregazione di asterica. Guardate che qui siamo a livello di inizio di quella cascata, che poi ci ritroviamo nelle utili, cioè nelle unità coronariche, dove i cardiologi di fatto vanno a parlare con i loro anti-2B3A, che è il recettore finale alla base di questa cascata proaggregativa. Questo tipo di fenomeno, vedete, torniamo indietro, questo tipo di fenomeno, cioè la esaltata espressione del recettore della fibronectina, è un'altra cosa importante. Quindi il messaggio qual è? Il messaggio è che l'endotelio di questi pazienti effettivamente subisce una zona di danno, si liberano le microparticelle endoteliali. Dobbiamo capire se le microparticelle endoteliali di questi soggetti sono microparticelle sane o disfunzionali, ma soprattutto si attiva questo recettore, il recettore della fibronectina, che diventa un recettore che quando è sovraesposto espone questi pazienti ad un rischio trombotico maggiore della popolazione di controllo. Bene, e allora la risposta a questa domanda qual è? Ma cosa fa la terapia con il testosterone? Bene, purtroppo devo dire che nella nostra esperienza il trattamento con la per quello che succede alla popolazione di controllo non sembra condizionare positivamente questo sistema. E allora vi lascio gli ultimi 2 minuti con queste 2 diapositive, visto che stiamo parlando di rischio cardiovascolare. Immaginiamoci questo paziente. Il paziente teoricamente può arrivare all'ambulatorio di cardiologia e non sapere che sia un fibrinogeno, o arrivare all'ambulatorio di neurologia e sapere già che sia un fibrinogeno. Allora immaginiamoci di essere dei cardiologi. Cosa dovrebbe fare il cardiologo se trova un paziente di cui non sa che è un KS, ma che ha queste caratteristiche? Facciamo un esempio: trova un bambino con la trasposizione dei grossi vasi, o trova un bambino con la tetralogia di Pallone. Bene. Il cardiologo dovrebbe teoricamente sensibilizzarsi, dare un'occhiata o comunque sapere che esiste la possibilità che se uno di questi segni si associa ad un segno fisico che anche in qualche modo possa rimandare al problema del bipolarismo, deve riferirsi all'endocrinologo, perché quell'abbinamento, per esempio il tetralogia di Pallone con i testicoli piccolini, può essere l'espressione di un problema cromosomico. Vi chiedo se di fatto nella pratica clinica questo avviene. La risposta credo di poterla dare assolutamente no, perché non c'è questo tipo di sensibilizzazione. Cambiamo adesso faccia. Ma cosa dobbiamo fare noi quando abbiamo il KS bambino? Dobbiamo fare lo studio ecocardiografico per essere sicuri che non ci siano problematiche di anomalie strutturali. Dobbiamo invece soprattutto fare un attentissimo screening di quelli che diventeranno poi le caratterizzazioni metaboliche che amplificano il problema cardiovascolare che caratterizza questi pazienti, e quindi sottopone questi pazienti ai test di esercizio cardiovascolare e alla valutazione dell'assetto vascolare. In italiano tutto questo lo trovate qui nella revisione che abbiamo fatto, e dove diciamo chiaramente cosa va fatto in 3D.